dai campioni della Ferrari, dai campioni del calcio, a un bambino, un bambino che ha un sogno. Benzino, vuoi venire un momento? Allora, incoraggiamolo. Mi date il microfono. Buonasera, vieni qua. Tu dove giochi? Che ruolo? Attaccante. Attaccante, ma li fai gol? Sì. Che devo fare? E giocate con lui. Dai, dai, fagli vedere che cosa sai fare, insieme. Dai, di buon augurio, di buon augurio. Sei, fai, dai, ecco qua, ecco qua. San Giovanni Valdarno, a metà strada tra Arezzo e Firenze. È qui che ritroviamo Vincenzo Sarno, l'ex bambino prodigio della scuola Gaetano Scirea di Secondigliano, quartiere difficile di Napoli dove tutti i bambini sognano di diventare campioni per vivere meglio. 9 anni fa Enzo sembrava aver coronato questo sogno. La tua storia va riscritta da capo, diciamo così, insomma, le premesse c'erano tutte e ci sono ancora, però qualcosa non è andato come ci si aspettava. No, vabbè, noi, cioè io, la mia famiglia e il mio procuratore ci crediamo ancora, anzi, la cosa che voglio è quella di, no, di come l'hanno fatta i suoi colleghi, Fenomeno, Prodigio, ma di arrivare, diciamo, in Serie A, che sarebbe il mio sogno e quello di tutti i miei familiari. Ma il tuo sogno è di giocare nel Napoli? No. In quale squadra vuoi giocare? Nella Juve. Nella Juve? Viva la fama! La fama di Vincenzo in un certo senso gli è tornata contro. È stato costruito attorno a Vincenzo un circo mediatico che sicuramente non ha fatto altro che nuocere al bambino. Stiamo parlando di un bambino di 10 anni. Normale che poi ci sono state delle strumentalizzazioni enormi, delle pressioni soprattutto da parte dei mass media, che hanno ovviamente accresciuto il fenomeno all'ennesima potenza. A Vincenzo è toccata questa bella sorpresa perché è stato selezionato e entra a far parte dei pulcini di una grande squadra, una squadra con una grande tradizione, una grande storia, che è il Torino, i Granata di Torino. Ricostruiamo la tua storia dal passaggio al Torino, che è stato scritto per 120 milioni, una cifra pazzesca, però non sembra che sia stato realmente così. Insomma. No, non è la verità, perché dopo un mese e mezzo sono andato via io, perché piangevo tutte le notti, piangevo, e poi ho chiamato mio padre e ho detto vieni a prendere perché non ce la facevo più a stare lì. Ciao Vincenzo intanto. Vincenzo, rispondi. Ciao. Ciao. Tra campioni è un po'... Guarda, io spero vivamente che lui faccia carriera, che abbia tutte le fortune possibili. Spero altrettanto che adesso continui a giocare, a pensare come un bambino di 10 anni, come è giusto che sia, che si diverta soprattutto, perché gli piace giocare a pallone. Avevo 11 anni, allora non mi trovavo bene con la famiglia che mi ha, diciamo, adottato lì a Torino. Stavo bene, però non era la vita che facevo io prima, non era abituato, allora mi trovavo male. Pino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. E dopo il Torino sei tornato a Napoli? A Napoli, sì. Sei rimasto a Napoli per qualche tempo? Sì, sono stato a Napoli, non so, un annetto mi sembra, un anno e mezzo, però già opzionato dalla Roma. Poi ho finito la scuola media a Napoli e sono andato a Roma. Pino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. E a Roma sei stato per 3 anni? Sono stato per 3 anni, sì. E hai fatto qualcosa di buono, insomma, perché Bruno Conti si ricorda molto di te. Lo spero.
però non abbastanza per la Roma, come mai? Non so cosa è successo, alla fine andava tutto bene, poi alla fine abbiamo avuto una chiamata che non ero riconfermato. Anticipo ai suoi danni, ma ancora Sarno lo riconquista la sfera, ancora un buon dribbling da parte di Sarno. Sarno si accentra, fa partire il traversone. Sono pochi allenatori che credono nei giovani, che di solito vogliono far giocare sempre più vecchio e meglio è, dico. Say that you'll stay a little, don't say bye bye tonight. Oggi Enzino, l'ex bambino prodigio, ha 19 anni. E dopo aver esordito in C1 giovanissimo con Piero Braglia, il primo tecnico che ha creduto veramente in lui, è finito ai margini della prima squadra con Indiani e Tedino, gli allenatori che si sono succeduti alla guida della San Giovannese. E tutto questo nonostante Vincenzo sia titolare fisso della nazionale Under 20 di Serie C. Quando torni dalla nazionale o quando parti per la nazionale, non è che ogni tanto fai vedere la borsa all'allenatore, gli dici guarda io parto per la nazionale, no, questa è la maglia azzurra. Lo saprà. Qualcuno crede in me. Lo saprà, infatti il mister della nazionale so ben 3 anni che mi chiama con l'Under 20 di C. Sì, lui penso che crede in me. La borsa gliela farò vedere senz'altro. La polemica colora. La polemica paura. Ed in questo viaggio alla riscoperta di Vincenzo Sarno siamo andati alla scuola Gaetano Scirea di Secondigliano, dove 9 anni fa cominciò la storia del bambino prodigio. Quello là è il primo tesseramento di Vincenzo, primo tesseramento che stava con noi alla Scirea, piccoletto, la firma già da giocatore grande comunque, vedete? Vincenzino qua, con un suo amico, questo ragazzo adesso sta a Lanciano. Eccolo qua lui, con la fascia del capitano. Pensate che Vincenzo ogni partita che facevamo qui il sabato sembrava una finale. C'era gente... negli allenamenti tutto, già sì. C'era gente... Napoli non solo amare. Napoli è dove mare. Chi è il giocatore che vi piace di più? Maradona! Quagliarella, Cannavaro, Di Natale! Carpi, dai piedi uniti! Vincenzo Sarno, abbiamo visto delle immagini di quando era bambino, aveva 10 anni, come questi bambini che stanno giocando su questo campo, faceva le stesse cose che fa Ronaldinho, a 10 anni. Ma io... ho il piacere di conoscerlo e di averlo visto giocare spesso negli ultimi tempi. Credo che queste qualità siano comunque rimaste intatte. La verità è, ti ribadisco il concetto, ci deve essere qualcuno che creda fermamente che quel ragazzino fenomeno lo sia ancora fenomeno. Così Vincenzo Sarno, da baby fenomeno, è diventato fenomeno mediatico prima e talento incompreso poi. Colpa di chi lo ha sopravvalutato ieri o di chi oggi non si sente di dargli fiducia? Leggevo l'altra volta un articolo su un quotidiano sportivo che diceva che in Italia siamo gli ultimi in Europa per quanto riguarda il lancio dei giovani. Vediamo che talenti enormi in Italia sono usciti verso i 25-26 anni. Anche per la poca fiducia nei giovani, il nostro calcio campione del mondo l'estate scorsa ha lasciato emigrare nell'indifferenza generale 2 grandi talenti come Rolando Bianchi e Giuseppe Rossi. Speriamo non si dimentichi di Vincenzo Sarno.